Buongiorno a tutti. Innanzitutto formulo i miei migliori auguri di buon lavoro al sindaco, alla nuova giunta comunale, al presidente del consiglio comunale e a tutti noi consiglieri comunali. Non vi nascondo che sono particolarmente emozionato nel ritrovarmi di voi. Rappresentare insieme a voi la città di Casoria è un onore, che comporta una grande responsabilità che deve accompagnarci per tutta la nostra vita. Abbiamo davanti a noi 5 anni di intenso lavoro. L'aspettativa dei cittadini è molto elevata, dato anche l'ampio consenso ricevuto alle urne che ha premiato il sindaco e la coalizione di centrosinistra. La capacità di tutti noi però, maggioranza e opposizione, al di là e nel rispetto dei ruoli di ciascuno, deve essere quella di recuperare quel senso di distacco e di sfiducia nei confronti delle istituzioni che ha caratterizzato in maniera negativa la partecipazione al voto e che, a mio modo di vedere, rappresenta la prima principale problematica per chi ha a cuore il futuro della città. La giunta oggi presentata dal sindaco, che sarà completata nei prossimi giorni, prova a rappresentare l'insieme delle forze politiche e civiche che compongono la coalizione. I profili e le esperienze messe in campo credo ci permettono di avviare un buon lavoro nell'interesse del Paese. E mi piace evidenziare anche il contributo generazionale che il Partito Democratico, così come anche altre forze politiche, offrono alla città nelle figure che sono state indicate. Il Partito Democratico è la seconda forza politica del centro-sinistra a Casoria. Nei mesi precedenti abbiamo speso le nostre energie per dare vita ad un'alleanza politica che non fosse la mera continuità con l'esperienza precedente, ma che prefigurasse un possibile cambiamento. Ed oggi, anche grazie alla generosità del Partito Democratico, nasce una nuova amministrazione politica di centro-sinistra che rispecchia il modello che si sta affermando a livello nazionale con tutte le forze politiche democratiche e progressiste. E oggi, grazie all'intelligenza del sindaco e di tutta la coalizione, abbiamo la possibilità di far crescere una visione politica sul futuro della nostra città, recuperando l'impianto programmatico presentato ai cittadini e coinvolgendo sempre di più quelle che sono le forze vive, sociali, associative, sindacali e imprenditoriali nel governo della città. Il futuro di Casoria deve partire da un progetto di ridisegno e di rigenerazione urbana che affronti i principali nodi dello sviluppo attraverso una strategia più attenta all'ambiente e alle periferie. Considerando la grande domanda di protezione sociale e l'esigenza primaria di sicurezza e di lotta alla criminalità, come emesso anche nei giorni precedenti. La città del futuro deve essere più integrata, più sicura, più solidale, più efficiente, più sostenibile, con una visione sistemica pienamente rispondente ai progetti di rilancio dell'area metropolitana, anche sfruttando quelle che sono le nuove opportunità come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il confronto e la valorizzazione
delle diverse proposte politiche richiedono un'assoluta centralità del Consiglio Comunale, che sono sicuro il Presidente del Consiglio sarà in grado di garantire. A tal proposito, come capogruppo del Partito Democratico e associandomi anche a quanto precedentemente anticipato dal Presidente del Consiglio Comunale, avanzo sin da subito una proposta del Partito Democratico a livello nazionale, ovvero una predisposizione di una delibera che vada ad impegnare l'amministrazione a riconoscere il salario minimo di 9 euro l'ora per i lavoratori impegnati nei contratti stipulati dall'ente e dalle partecipate. Oggi, con questo Consiglio Comunale, nasce un nuovo percorso politico ed istituzionale che deve avere l'obiettivo di creare un rinnovato protagonismo della nostra città all'interno dell'area metropolitana. Sulla base di queste premesse, il sindaco e l'amministrazione comunale possono contare su uno spirito di coesione tra le diverse forze della maggioranza e sulla volontà di promuovere un rinnovamento in città. Allo stesso modo è necessario che ci sia un dialogo corretto con le forze di opposizione nel rispetto reciproco dei ruoli sui grandi temi della città e sui grandi temi che ci possono accomunare, come l'autonomia differenziata, che non è una battaglia della sinistra contro la destra, ma è una battaglia a difesa del sud e a difesa dei comuni come il nostro. Questo percorso di cambiamento per i prossimi anni sarà poi più credibile con una partecipazione consapevole dei cittadini ai processi decisionali e con una costante attenzione all'etica pubblica, in grado di garantire sempre trasparenza e legalità. In conclusione, come gruppo del Partito Democratico, principale forza politica nazionale alternativa alla destra, saremo vigili e attenti affinché le scelte amministrative operate siano quelle più opportune nell'interesse della città. Con questo spirito costruttivo di grande responsabilità, caro sindaco, avrai al tuo fianco un nuovo Partito Democratico che con le sue idee e le sue proposte autonome lavorerà in Consiglio Comunale per rafforzare l'amministrazione comunale e migliorare la vita quotidiana, ponendosi sempre a difesa dei cittadini tutti. Grazie. Grazie al consigliere Marzullo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Magna.